Guarda! Abbiamo visto quello che sembrava impossibile. La superba flotta cartaginese è stata distrutta. Di essa non restano che pochi rottami tra i cadaveri. Il mare l'hanno visto i nostri occhi rosso di sangue. E le insegne di Cartagine sepolte nella sabbia. Poco lontano le navi di Roma, i vincitori, vengono verso di noi, verso Siracusa. E adesso non siamo rimasti che noi di Siracusa, liberi, in terra di Sicilia. Liberi ma soli, in mezzo a due popoli ormai decisi a distruggersi a vicenda. Eh sì, o Cartagine distruggerà Roma, o sarà Roma a distruggere Cartagine. E la Sicilia è per loro il ponte indispensabile per mettere piede sulla sponda avversaria. Noi siamo al centro di una morsa che si stringe sempre di più. Ma allora, quale sarà la nostra sorte, adesso che i romani occupano tutto il resto dell'isola? Roma ha sempre rispettato il tuo regno, Gerone, e l'indipendenza di Siracusa. Questo perché le nostre difese verso terra sono inespugnabili. Ma oggi Roma, per la prima volta, ha vinto sul mare. Le sue navi hanno battuto l'invincibile flotta cartaginese. E cosa faremo se la flotta romana verrà a rifornirsi a Siracusa? Come ci comporteremo? Io direi di accoglierla. Possiamo soltanto accoglierla amichevolmente, secondo le leggi dell'ospitalità. I romani non hanno fatto nulla, ancora nulla, contro di noi. Chiamiamo Archimede.
Se ci illudiamo che Archimede lasci la sua solitudine, affidiamo le nostre speranze al vento. Ma possibile che nessuna forza al mondo possa strappare questo genio ai suoi trastorni? Sarebbe un errore farlo. Perdonami, ma è da quei trastulli che Archimede trae le sue scoperte. Clio, tu difendi il tuo amico d'infanzia, difendi l'uomo che ami. Noi invece discutiamo il siracusano, il patriota. E tu credi che le sue scoperte non giovino alla nostra città? Giovano alla sua gloria, non alla nostra sicurezza. Questo non è vero. Quante volte la sua solitudine ha creato macchine da guerra. Lascialo nel suo eremo, padre. Là ti sarà più utile che qui a discutere. Ma io ho bisogno di lui adesso, adesso, figlia. Una parola saggia, un consiglio valgono in questo momento forse più di un nuovo ordigno di guerra. E va bene, padre. Gli parlerò. Vedrai che riuscirò a portartelo. Aio. Dove siamo? Vicino a Siracusa. Oh, finalmente! Mi ero proprio stancato di girare la Sicilia. Con te, con quel mucchio di ballerine. Come un mendicante. Gli spettacoli finiscono, mia cara. Il teatro si chiude. Sai, con tutto quello che conosco io sugli arsenali romani e con l'aiuto di una splendida ragazza come te, si può dire che Siracusa ce l'ho nel pugno. Non credere che io mi presti ai tuoi loschi progetti, Gorgia. Lo so che non hai mai saputo approfittare delle occasioni, tu. Ascoltami, Diana. Le ragazze le mandiamo a Roma, visto che ne hanno tanta voglia. Ma io e te possiamo rimanere a Siracusa e diventare ricchi, sorellina. Non chiamarmi sorellina. E come vuoi che ti chiami? Imperatrice d'Arabia? Non è colpa mia se mio padre ha voluto sposare quella povera vedova di tua madre. No, la colpa è mia che ti ho seguito. Di, ricordati che sono io che ti ho sfamata. E se non fosse per me... a quest'ora, anziché danzare per gli eserciti che si contendono la Sicilia, forse saresti schiava a Selinunte. Sarebbe meglio. Beh, dove vai ora? Fa caldo. Vado a prendere un po' d'acqua. Che c'è, Gorgia? Rifornimento d'acqua! Ehi! Guardate come sono generosi gli dei qui in Sicilia. Forza, ragazze, prendete i cesti. Non si può rifiutare una simile offerta. Guardate, pere, pomi, cedri, fichi spinosi. Hai qualche preferenza? No, nessuna preferenza quando la frutta è matura, come per le belle ragazze. E quando è acerba? Allora è più appetitosa. E più indigesta? Basta non essere ingordi, è vero? Di frutta o di ragazze? No, di bellezza. E se io fossi una mela, cosa mi faresti? Ti morderei. E se io fossi un cedro del Libano? Ah, sbucciato e fatta a spicchi. Su, vai, vai. E se io fossi una morbida pianta d'un frutto spinoso? Cosa mi faresti? Cercherei di non pungermi. Quello, guarda. Prendilo. Che bella. Su, basta, raccogliete ora. Thank you.
credevo che le ninfe esistessero soltanto nella mitologia. Sei tu che hai bruciato la mia veste. Bruciata? E dov'era? Là, su quella roccia. Eureka! È qui lo sbaglio! Qui c'è un banale errore di calcolo. Il fuoco di questa parabola non è affatto dove ritenevo io. È molto più in là, molto più in là! Te l'ho sempre detto che tu le somme non le sai fare. Ma che cos'è questo? Ma allora cambia tutto così, perché il fuoco di questa parabola viene proiettato... Ma capisci che cosa significa? Si sposta all'infinito! Capisci? È così, avevo sbagliato tutto sulle distanze. Ma è riuscito, ecco qui. Tu sei un folle o uno stregone? Dimmi perché hai bruciato la mia veste. Ma è meraviglioso, è stupendo. Tu sei il mio esperimento riuscito. Oh, senti, ora basta con le parole. Tu mi devi ridare la veste che mi hai bruciato. Ma la tua veste oggi è entrata nella storia del mondo. E chi me la ridà, la storia? Sei tu che l'hai bruciata. È stato il sole! Oh, no, il sole riscalda, il sole non brucia. Sì, ma se passa da qui, attraverso gli specchi, guarda! Lo vedo da me. Hai ragione. È tuo. In cambio della veste, va bene? Oh, che bello! E che preziosi ricami. Oh. Che faccia ridicola. Non riesci ad essere brutta neanche per gioco. Straniero, tu sai le parole che fanno piacere a una donna? Tu che fai, oltre che bruciare le vesti altrui? Penso. A quanto pare hai tempo da perdere. Sei di Siracusa? Sì. E come ti chiami? Archimede. E tu? Diana. È il nome che i romani danno alla dea Artemide. Sei romana? No, di Selinunte. Il mio vero nome è Artemide, ma il mio fratellastro Gorgia vuole che mi faccia chiamare Diana. E perché? Perché facciamo gli spettacoli per i romani. Io danzo. Ah. E questo tuo fratellastro, di dov'è? Gorgia era venuto dalla Fenicia con suo padre. Volle andarsene a Roma. Aveva delle idee molto ambiziose. Ma ritornò senza aver concluso proprio nulla. Poi suo padre morì. Mia madre è stata uccisa dai cartaginesi a Selinunte. Non mi è rimasto che andare appresso a Gorgia. Però è strano. Non avevo mai detto a nessuno queste cose prima. Devi aver sofferto molto. Quanti anni hai? 20. Cerca di dimenticare quello che la vita ti ha fatto. Artemide è la dea della luce lunare, della rugiada benefica. Devo andare. No, aspetta. No, altrimenti va in collera. Quando ci rivedremo, Artemide? Il giorno che ci rincontreremo. È molto bella. Brucia più del sole dei miei specchi. Già innamorato? Ho capito, durerà una settimana. Ho paura di no, Tiresia.
Ma oggi è il giorno dei prodigi. Sono felice che tu sia venuta. Ormai sei diventato l'uomo delle caverne. Per vederti bisogna lasciare Siracusa. Sono vicino a una grande scoperta, Clio. Un antico sogno degli uomini sta diventando realtà nelle mie mani. Ti confesso che a volte il tuo genio mi sgomenta, Archimede. E perché? Non sono un dio dell'Averno. Ma la tua smania di invenzioni ti allontana da me un po' per volta. Hai ragione. In tutte le cose chi ama vede un pericolo. Perché? Esiste già un pericolo? No, non esiste. E faresti male a sospettarlo, perché non c'è nulla. Ma io ho paura di un umore che cambia come di una nuvola davanti al sole. Porta sempre tempesta. Mio padre ti aspetta a Siracusa. Deve parlarti. È così cambiato anche lui. È la vita che cambia il nostro modo di pensare e di sentire. Anche in noi. Tu ti senti cambiata? No. Per te no. Vedrai, ci sentiremo più sicuri tra le folle di Siracusa che in questa solitudine. Aspetta. In nome di Roma, ti ringrazio per l'accoglienza ricevuta nel porto di Siracusa. Anche Roma comincia ad essere una forte potenza sul mare, come lo è in terra. Marcello, questo è Archimede. La tua fama ci è nota. Anche a Roma si cerca di sapere come tu imponi i tuoi schemi geometrici a tutto ciò che sembra sfuggire alla ragione. Tu passi dalla matematica all'astronomia. Non ci sono regole e confini per il tuo sapere. È stata un'idea felice quella del vostro console Duilio. Aggrappare con i corvi legni cartaginesi e trasformare il combattimento di mare in uno di terra. Sì. Viziati come sono dalle loro ricchezze, i potenti diventano raffinati e insipidi come molluschi. È una bella donna se li frigge con uno sguardo solo, come si friggono al fuoco dei rosei i gamberetti. Ma che cosa ti costa, sorellina? Capisco la tua ansia, Gerone. Ma io non ho veste per rispondere alla tua domanda. Però una cosa posso dirti con certezza. Roma non cerca nemici. Ci basta Cartagine. Dunque la pace di Siracusa e la neutralità. Anche se Siracusa è amica di due nemici. Naturalmente sono disposto a dividere i bocconcini con te, se è questo che vuoi. Gerone non immagina che saprà da me quanto Marcello non gli dirà mai. Davvero farai salire tutti? Meglio i mercanti e le donne sulle navi che i soldati a terra. Non farai sbarcare nessuno? Sì, prima di partire per Roma, ma in piccoli gruppi per non turbare la pace di Siracusa. Tutti i quartieri stranieri di Siracusa si sono dati convegno qua. Fenici, Caldei, Assiri. Ho già riconosciuto fra loro almeno una decina di ladri che ho fatto condannare e una ventina di donne tra le più malfamate. E qualcuna me la ritroverò certamente nella stiva quando saremo al largo. E non hai ammonito i tuoi uomini? Sì, ma non si può pretendere assoluta disciplina dopo una battaglia. In poche ore dilapideranno tutto il premio che hanno avuto per la vittoria. State pronte, mie divine. Tra poco tocca a voi, eh? Questo è il momento, vieni! Mio nobile e potente sovrano,
Accetta in questo giorno di festa l'offerta che può farti un povero mercante. Sono gioie rare ed insolite, d'Asia e di Roma, signore. Via di qua, aspetta. Se mi permetterai di venire al tuo palazzo insieme alla rarità delle mie gioie, potrò offrirti la mia devozione, signore. Va bene. Vieni pure. Grazie. Dov'è Archimede? È tornato a bordo. Non conosce regole né confini. Andiamo. Sei triste, signore? Io posso vincere la tua tristezza se vuoi. Guarda questa collana. È fatta apposta per la tua donna. Un obolo, mio signore. Un obolo per le danzatrici di Selinunte. È quasi obbligatorio. Perché? Perché sono le figlie di Tersicore. Grazie. Lasciami andare. Vieni via. Andiamo, torna a danzare. Su. Su, avanti, venite con me. Ho del buon vino io. Ma perché non vuoi più vedermi? Perché ormai so chi sei. E fa differenza? Molta differenza. Gli uomini come te io ho imparato a conoscerli. Promettono gioielli, ricchezze immense e amore eterno, naturalmente. Ma da te non lo voglio sentire. Non lo voglio sentire perché non voglio crederti. Neanche se parlassi sinceramente? Te lo immagini l'amore fra l'aquila della Sicilia e il genio più fulgido del mondo e una danzatrice di Selinunte. Quanto durerebbe? Un giorno? Una notte? Ciò che conta non è quello che facciamo, ma quello che sentiamo. No, io non rido. La vita unisce un uomo e una donna per sempre, anche se uno perde il tempo dietro ai numeri e l'altra balla per la gioia degli occhi. Questo è quello che conta. L'amore. Alla terza ora domani sarò lassù, sulla collina, al tempio di Zeus.
Dove hai rubato quell'insegna? Oh, non l'ho rubata. È mia. Bada che io so da dove viene e chi la porta. Anch'io lo so, Sire. È l'insegna dei carpentieri degli arsenali di Roma. L'ho portata per 2 anni. Io sono fenicio. È da noi che i romani hanno imparato a costruire le loro navi. Come posso crederti? Ho conosciuto uno dei tuoi informatori a Roma. Si chiamava Menandro Tiburtino e aveva l'indice della mano sinistra mozzo. L'ho rivisto poco fa entrando sulla soglia del tuo palazzo, solo che ora aveva un gran mantello d'oro e di porpora. Non sarei venuto per dirmi questo? Oh, no, certo, ma... Avanti! Che vantaggio avrò dalla tua benevolenza? Quanto vuoi? Oh, soltanto la qualifica e l'appannaggio che tu riservi ai tuoi consiglieri. Ah, puoi anche rifiutare. E va bene, parla. Hai mai pensato ad un attacco dal mare? No. Questo si pensa a Roma. E questo, infatti, stanno preparando nei loro arsenali. Ma è per Cartagine. Marcello dice quello che non sa, o forse non dice quello che sa. Marcello serve Roma. Il mio padrone è chi mi paga di più. Adesso Roma è stanca. Approfitta di questo momento per preparare nuove difese nel porto, lungo le tue coste. Perché Roma non sarà soddisfatta fin quando tutte queste armature non avranno che un colore. Quello di Roma. Ho desiderato tanto l'amore, ma non avrei mai pensato che portasse con sé tanta felicità e tanta paura. Di che hai paura? Non lo so. Forse la vista di quel sangue sull'altare o la tempesta che infuria su di noi come un presagio di sventura. Artemide, io ti amo e ti amerò sempre. Gli dèi sono contro di noi. Forse ci invidiano. Guarda, Archimede, guarda che caro. Così innocente, come può il suo sacrificio essere necessario per placare gli dèi? Thank you.
Andiamo, andiamo, via, bambini! E questo è un soldatiere, non mica per giocare! Oh, presto! Vino, vino per tutti, pago io, in abbondanza! Oh, e vino dell'Etna, mi raccomando, di quello forte e amaro! Sono romani, marinai d'acqua dolce, questo lo dici tu! Vedete, amici! Reschia, Iunia, venite, venite giù tutte! Vedrete, amici miei! Sembrano corolle che stanno per sbocciare, o coralli, o madreperla! Hanno il profumo inebriante come questo vino siciliano. Che cosa ne dici, timoniere? Vorresti riposare su un letto intrecciato con questi candidi petali? Tu volevi una cretese, vero? Eccola qua, guarda! Le sponde di Creta sono affondate nel mare quando dalla sua spuma è nata questa nuova Afrodite. Tieni, è per te! Oh, bada bene, eh? Non è pelle, sono squame. Ma non senti l'odore? Di alga marina? No? Allora dovrò affondarmi anch'io in una coppa di vino, però. Ecco qua, queste due. Oh, attenzione a queste due, eh? Sono pericolose. E guardate bene, hanno le unghie lunghe come quelle dei gatti e graffiano. Per forza vengono dalla Persia. E allora? Ma come allora? Ah, non è giunta fama in Roma dei gatti persiani? Oh, nera, egiziana. Tra le divinità egiziane ce n'è una nera, è la dea notte. Soldato, chi direbbe che non si tratta di un caso, ma della figlia della notte in persona? Ti piace? Tieni, a te! Oh, ecco qua, e per finire, le tre grazie in persona. Che gelosa! Forza, benissimo! Chi sceglie delle tre quella di centro? Nessuno! Ma divertitevi, romani! Oh, no, no! Vieni! No, Gorgia non accetta denaro. Ha uno schiavo cartaginese, apposta per questo. Vieni fuori, cane d'uno schiavo! Fai il tuo giro! Prendi! No, vieni! Quante volte ho riso anch'io delle donne innamorate e delle loro parole misteriose, sussurrate, dei loro sguardi pieni di sogni. Ora capisco come uno sguardo, solo un sorriso, possono legare una donna ad un uomo per sempre. La prima cosa che penso al mattino e l'ultima alla sera è che amo te ogni giorno di più. È la prova che il nostro amore fiorisce come una giovane pianta al sole. È un amore che non mi dà tregua nei miei pensieri, in tutte le mie speranze. Tu sola esisti. Ehi, dove andate? Venite qua! Chi sono? Aspettate! Le danzatrici. Le hai viste con me? Andranno poi a Roma? Certo. Anche a me hanno detto se voleva andare. Ah. E tu che hai risposto? Ma non te l'immagini? Roma è una città meravigliosa, ricca, piena di gente raffinata. E perché non ci vai? Non è ancora detto.
Hai riflettuto bene? Senti, Tiresia, che cos'altro faccio dalla mattina alla sera? Ma questa volta è diverso. Che gli dèi ti aiutino. Ma non vorrei essere te quando ne parlerai con tuo padre. Tutto a posto. Andiamo, Tiresia. Via! Vedi, Clio, un vecchio deve alzarsi con l'alba. È l'unico modo per prolungare la vita o per illudersi di prolungarla. Stare sveglio, lavorare, fare tutto come quando si è giovani. Non voglio morire prima di avere visto i figli tuoi e di Archimede. Sai da quanti anni sto pensando alle vostre nozze? Da quando tuo padre Gerone volle che io ti scegliessi il nome. Eri ancora bambina e già ti allontanavi dalla reggia per venirmi a trovare. Venivo a giocare con Archimede là, su quello spiazzo. E ci rincorrevamo tra gli alberi. Spesso litigavamo. Ma poi la sera, seduti sui gradini di pietra, si faceva di nuovo la pace. Giuravamo che non ci saremmo lasciati neppure per un istante. Padre! L'abbiamo chiamato con le nostre parole. Buon segno, Clio. I tuoi occhi brillano oggi. Devi darmi qualche buona notizia? Sì, padre. È così. Aspetta se mi devi parlare. Guarda chi c'è. Lasciami solo con lui per un momento. Lo vedo così di rado ormai. Tanto sarà tuo per tutta la vita. Tiresia, che ti succede? Sono stanco. Archimede aveva voglia di correre e ha dimenticato che non ho più 20 anni. No, non è questo. Tu sei preoccupato. Non ti ho mai visto così. E io so che non soffri per te. È per Archimede, vero? Ma io le voglio bene. Ci credo. Altrimenti non saresti venuta a dirmi che la vuoi sposare subito, sapendo di aver dato la tua parola alla figlia del re di Siracusa. La tua parola? Lo so. È mia la colpa. Io avevo creduto che i tempi dell'infanzia potessero durare. Padre, parlerò io a Clio. No, devo farlo io. Domani, col nuovo giorno. Quando la verità sarà chiara per tutti. Per te e per lei. È già chiara, Phidias. Clio, io stavo appunto dicendo a Archimede che... No, non puoi forzare la sua volontà. Come io non posso costringerlo a fare ciò che non vuole. Clio, ascoltami. Che cos'altro dovrei ascoltare che già non so? Forse le tue espressioni di pietà per me e per tuo padre. Non mi resta che un solo desiderio. Saperti felice. Clio. No. Va da lei, non farla aspettare. Tiresia ha già preparato i cavalli. Gliel'ho ordinato io stessa. Archimede, ci sono i romani. E di che ti preoccupi? Non siamo nemici. Sì, ma ne avrei fatto volentieri a meno. Ave, siamo di Siracusa. È là che andiamo. Il mio nome è Archimede e quello è il mio assistente. Mostratemi i vostri salvacondotti. Ecco. E il tuo? Io non l'ho con me, ma basterà la parola del mio compagno, spero. Anch'io penso che il comandante del presidio non avrà difficoltà. Ma non spetta a me, spetta a lui decidere. Dovrete venire con noi. Ma io devo andare a Siracusa. Questo è territorio romano e qui è la legge romana che impera. Fino a quando però vedremo. Andiamo, Archimede, è inutile.
Non è ancora tornato? No. Ma quando credi che... E chi lo sa? Quando se ne vanno stanno via anche un mese. E son dolori se quando tornano non mi trovano qui. Un mese. Vuoi? Prendi. Di vino di Cipro? Io per un bacio te ne do una botte. Dove vai, divina? Ehi, ma che fa? In una coppa di vino. Archimede saluta la sua diletta. Hai sentito molto la mia mancanza? Io no. Uno, due, tre. Ma non ce l'hai le dita per contare? Quattro? Quante settimane sono che lui non si vede, eh? Tu sogni. Ti riempi le tasche di stelle e valle a vendere al mercato, perché sono curioso di sapere quanto ti danno. Sta zitto! Ma non posso fare due cose contemporaneamente. E adesso sto parlando e parlo. Parlo perché... mi fa male vederti in questo stato, vittima di un'illusione. L'illusione di poter essere una donna per un uomo come quello. Scordatelo. Non posso. E anche se volessi, sappi che sto aspettando un figlio suo. Sei una pazza incosciente, sei. Non lo sai che Archimede ha promesso a Clio, la figlia del re Gerone? E che questo figlio potrebbe significare la rovina? Oh, non parlo della tua, ma della mia rovina. Perché ci andrei di mezzo anch'io. Ma ho l'onore di comunicarti che non ho nessuna intenzione di vedere andare a monte i miei progetti. Neanche per la gioia di diventare zio. Chiamalo Gorgia. In memoria del tuo amato fratellino. Sì, perché sai, ho idea che non ci vedremo più molto noi due. No. Il centurione dice che più nessuno passerà senza il salvacondotto. Ma per questa volta siete liberi. Finalmente, dopo più di un mese. Dov'è la taverna dei Tre Fenici? Eccola, signore, laggiù. Grazie. Frena la tua passione, signore. È sprecata. Dov'è Diana?
Oh, sei arrivato miracolosamente in tempo, non c'è. Si vede che gli dèi ti assistono, signore. Dove si trova? Ah, ma non sdegnare la benevolenza degli dèi. Ti salvano da un pericolo e tu ti ostini a cercarlo. Di che pericolo parli? Cosa vuoi dire, canaglia? Se la tua passione è tanto violenta, ti porterà a Roma in un batter d'occhio. E lì Diana saprà placarla, a patto, signore, che tu la onori di una tua visita su un'allegra casetta della Suburra sulla... Non è vero! Tu menti! Perché dovrei farlo, signore? Per togliere alla mia sorellina il guadagno di un poco di moneta! Pensa al tuo rango a corte, signore. E dimmi se ho torto a parlare di scampato pericolo. anch'io due volte sono stato colpito, come fratello e come attore, tanto che ho deciso di abbandonare il teatro. E presto sarò a corte. Ti sarò utile, Archimede. Se hai bisogno di me, non ti dimenticare. Bisogna prendere quello che gli dèi ci danno. Non te l'immagini? Roma è una città meravigliosa, ricca, piena di gente raffinata. E perché non ci vai? Non è ancora detto. Dove siamo? Su una nave romana. Perché? Chi mi ci ha portato? Sta certa che io in braccio non ti ci ho portato. Andiamo, è stato tuo fratello. Dormivi. Ha detto che eri ubriaca. Chissà quanto hai bevuto per festeggiare la partenza. Mi avranno dato qualcosa. Guardie, guardie, voglio uscire. Ma che fai? Ti vuoi rovinare le mani? Se siamo ancora vicino alla costa, datemi un battello, lasciatemi andare. Io devo tornare a Siracusa subito. Finisce! Poveretta! Chi aveva fatto? Marcello! Cosa è successo? L'ha colpita con un calcio. Voleva uscire. Sembra morto. Portatelo via. Come si chiama? Nessuna di voi la conosce. Beh, avanti, vogate! Peccato. Una ragazza così bella. È grave? Ancora non si può dire. Ma che fai? Mesi e mesi di studio e di lavoro perduti per la tua idiozia. Fuori di qui, via! Sono tre notti che non dorme, come non dormiamo noi. Ma lui non ha i pensieri che gli tolgono il sonno. Lui è un ragazzo e ha diritto di dormire. Cos'è successo? Si è messo in testa di costruire con degli specchi un ordigno capace di riflettere il fuoco del sole per distruggere, per bruciare ogni cosa, anche da lontano, uomini, case, tutto. Il ragazzo gliel'ha fatto cadere. Ma non è questa la ragione. Tieni,
Portaglielo tu. Va. Sai, oggi, non molto lontana da qui, ho visto una lucertola guizzare tra i sassi. Ti ricordi? Non riuscivo mai a prenderne uno. Tu sì, invece, eri svelto. Certe volte mi illudo di essere ancora a quei tempi e che tutto sia come prima. Parlo troppo, vero? Ma è questo dolce tepore e la sorgente e tu e anche le tue collere. E pensare che tu sembri creata per me. Meriti tutto e io non so darti niente. Non è vero. Mi bastano queste tue parole. Clio, ho bisogno di te. Soltanto tu puoi salvarmi. La sua memoria non ricorda più nulla. È incredibile. Sono gli effetti del colpo alla nuca. Ma tutto ciò che ha pensato, visto, sofferto, gioito, come può essere sparito così? È come un vento improvviso in una giornata afosa. Porta via il ricordo del caldo, ma appena cade il vento, ecco che il caldo ritorna. È meravigliosa. E tutto questo la rende ancora più meravigliosa. Attento, Marcello. Il passato di quella donna può nascondere chissà quale infame mistero. Non importa. Per me, ella nasce oggi. Quando arriviamo? Questa sera vedremo la costa. Pensare. Questa sarà la prima città che io avrò visto nella mia vita. Nella tua nuova vita. Già. Ti chiamerò Lucrezia. È il nome della donna più fiera che abbia avuto Roma. Ma io non credo che questo nome si addica ad una schiava. No. E infatti la tua dolcezza, la tua bontà meritano ben altro destino. La tua mente è cambiata, non il tuo cuore. Come fai a dirlo? Basta guardare i tuoi occhi. Se è vero che gli occhi sono lo specchio dei sentimenti. La spinta verso l'alto dell'acqua spostata non riesce a superare il peso del sasso e perciò il sasso va a fondo. Questa, invece, ha un peso minore del peso dell'acqua che sposta e perciò galleggia. Anche qui si tratta di due forze opposte. Una riesce sempre a superare l'altra. Non sempre. Non sempre la luce vince il buio. C'è anche la penombra, il grigio. Come tra gli uomini molti non toccano il fondo del male ma non godono della vista del bene, così ci sono anche dei corpi che restano a mezz'acqua. Non affondano del tutto. Ma non riescono nemmeno a ritornare in superficie, alla luce. Guardate Teocrito, sempre ultimo. Ma io devo attraversare il fiume. E poi la corrente oggi era più forte del solito e l'acqua faceva una gran resistenza. Ecco perché arrivi sempre in ritardo, tu non sai vogare. Non è l'acqua che fa resistenza, ma la barca. Guarda, il fulcro è nell'acqua, qui è la resistenza e questa qui è la potenza. Eh? Che tipo di leva è questo? Di secondo genere. Come questo schiaccianoci. Benissimo. Adesso un esempio di terzo genere. Terzo genere! Molle per il fuoco! Sì, queste! Benissimo. Primo genere. Primo genere. Forbici e tenaglie! Eccole! Tu. Io? Vieni qua. Alza tutto. Ma è possibile? Su, prova. Adesso ridiamo. Ma se lo dice lui... Questa è la leva con cui tu hai detto che si potrebbe sollevare qualsiasi cosa. Qualsiasi. Se noi avessimo un punto d'appoggio, potremmo sollevare anche il mondo. Archimede. Scusatemi, ci vediamo domani. Buongiorno, maestro. A domani, maestro. A domani, maestro. Ma come mai? Una vacanza? Dico.
Sì. Beh, andiamo, su. Ehi, tu, sbrigati. Ehi, ragazzi, aspettate, non vi porto in barca. E dov'è il fulcro? Dov'è? Ce l'hai la resistenza? Anche in questo Gerone ti ha accontentato. Sarà una cerimonia quasi segreta. Nemmeno lui ci sarà. Pensavo che potesse portare tanta felicità e tanta paura. Che cos'è? Stringimi, Clio. Aiutami ad amarti come vorrei amarti. Zeus e la grande madre Era sono propizi alla vostra unione. In voi vivono le tradizioni ed il genio della stirpe dei Siracusani. Tesori inestimabili che dal vostro amore saranno trasmessi alle generazioni future. Senato hanno liberamente scelto. Da oggi, nuovo console della Repubblica è Claudio Marcello. Andate ora. Marcello sarà felice e io lo sono per lui. È stato ben fortunato a trovare una donna come te. Sono io la fortunata, invece. A chi sarò appartenuta prima? Chi è il padre del mio primo figlio? Facciamo di tutto per scordare il passato. Ma c'è un'ombra nei suoi occhi e nei miei. Queste parole di dolore non risolvono nulla. Vivi tranquilla la vita che il destino ti ha assegnato. Hai ragione. Tutto questo e l'amore di Marcello dovrebbero rendermi felice. Oggi ho ottenuto tutto quello cui aspiravo. Ma per un attimo mi sono immaginato senza di te e tutto era niente, polvere. Oh, sapessi parlare come te. Ma tu sai intrecciare le tue braccia attorno alla mia vita. Mi plachi se sono in collera. Mi conforti se l'amarezza mi vince. Mi hai offerto la cosa più bella della vita.
l'amore. Dov'è Marco? Vieni. Allora sono pronto. Che devo scrivere, maestro? Scrivi il numero di tutti i granelli di sabbia esistenti al mondo, come quello di tutte le stelle. È piccolo rispetto ai numeri che il matematico può esprimere e adoperare, perché i numeri sono infiniti. Sì, va bene, ma scrivi. Oh, padre, vengo con te. Marco, e la lezione? Adesso andiamo da Massimo. Ma lasci la lezione a metà. Ha finito, Claudius? Oggi ho imparato che il mistero dei numeri e delle stelle non finisce mai. Sono parole sue, gliele ha insegnate il suo maestro in Sicilia. Continua a giocare con i numeri e con le stelle, finché non avrai voglia di giocare con la spada. Andiamo da Massimo. Andiamo da Massimo. Vorrebbe sempre star con lui. È vero, ha un carattere proprio come il tuo. È pieno di slanci. Sì. Guarda, le sveglio. Vedi, Marco? Massimo ha gli occhi grandi e sognanti di tua madre. Ma anche la tua espressione volitiva. È vero, vi somiglia molto più di me. Li amo tutti e due, e dello stesso amore. Anche Marco è un figlio. Conosco già le parole che vuoi dirmi. Le ho immaginate subito, appena ho saputo. Ero l'unica speranza. Un figlio nostro. Ma gli dèi non hanno voluto. È finito ormai, è finita. Non devi parlare così. Io ti sono vicino. Sono qui con te. E non ti lascerò. E pietà, Archimede. Come sempre. La pietà che tu hai sempre avuta per me in questi 6 anni. Sono tante le cose che aiutano a vivere. Anche il dolore. Clio non avrà più figli. Ma la disperazione l'aiuterà a consumare i giorni. E tu, nella tua amarezza, avrai sempre il conforto del tuo lavoro. A che servono i miei numeri? A che servono le mie invenzioni se non avrò mai più qualcosa di vivo in cui potermi riconoscere? Io ho assoluto bisogno di qualcuno che continui la mia esistenza, che la rinnovi e la moltiplichi in tante altre vite, in generazioni. Devi prenderla, Gerone. No, lasciatemi solo con lui. Ascolta il tuo medico, è per il tuo bene. Andate via tutti, uscite! Thank you.
fatto con l'uva che matura sulle pendici dell'Etna e conserva tutto il fuoco dell'Averno. Non dovresti, Gerone. Mai come adesso so quello che devo fare e ciò che devo dire, soprattutto a te. Perché oramai sono proprio gli ultimi giorni che mi restano. Archimede, la nostra esistenza non si esaurisce in una discendenza diretta. Tutti abbiamo lo stesso sangue perché una madre e un padre soli iniziarono la vita di tutti noi. È quello che io sento guardando il mio popolo, ascoltando il caldo respiro della mia terra. Tutta questa gente che vive è me stesso. Tutta questa gente mi parla come un padre, un fratello, un figlio. E questa gente oggi è in pericolo. E bisogna che allontani da loro la minaccia. Quale minaccia? Le notizie che porta Gorgia sono sempre più preoccupanti. Gorgia? Ma come puoi fidarti di un essere così ignobile? Grazie a te sta diventando ogni giorno più potente. Per governare c'è bisogno anche di uomini come Gorgia. Ricordatene, Archimede, quando siederai al mio posto. Non io con la mia saggezza, né tu con le tue sbalorditive invenzioni avevamo ragione. Lui sì. Lui solo aveva previsto quanto sta per accadere. Lui solo ha detto che un giorno queste armature avranno un altro colore, quello di Roma. Ma ai romani e ai cartaginesi è necessaria la nostra neutralità. Era necessaria quando le loro forze erano pari, ma adesso la bilancia pende dalla parte delle spade di Roma e Siracusa rappresenta solo un piccolo intralcio sul loro cammino. E tu credi che non ci sia scampo? Io credo che Siracusa potrà sopravvivere soltanto se Roma trasformerà la neutralità in un patto di alleanza. Sì, Archimede, va a Roma e cerca di ottenerla. Portami questa notizia, prima della mia morte, per la salvezza del nostro popolo. Salve, Archimede. Roma ti saluta nella mia persona. Sono sicuro che con il tuo viaggio cadranno i motivi dell'ingiusta e aspra diffidenza che divide i nostri due popoli. Ti ringrazio in nome di Siracusa. Anche se certi uomini minacciano per il loro avido orgoglio la pace, il popolo non merita certo né disprezzo né odio. Eccoli! Via, via, presto, via! Com'è bello! Vedessi gli occhi! Andiamo, andiamo! Silenzio! Perché è tanto celebre questo straniero? Andiamo, Damodin. Hai udito tu stesso le idee del Senato. La proposta di Gerone sarà accettata. Adesso avete la prova della nostra volontà di pace. Ho fatto riservare per te l'ala migliore del palazzo. Che il riposo ti sia propizio. Grazie, Marcello. Artemide! Artemide! Chi sei, straniero? Non capisco ciò che dici. Hai perduto la memoria. Roma ti ha incendiato la testa! Ma Siracusa è lontana, dimenticata!
Come osi parlarmi così? E cosa vuoi da me? Quanto ti hanno pagato i romani? Quanto ti dà il padrone di casa perché tu stia qui? Ora basta. Non una parola di più. Sono la sposa del console Marcello. Sua moglie. E ti pentirai di questo. Via! Come può essere successo tutto questo? Quale scherzo maligno del fato può averti allontanato da me? Non mi domandare. Ho vissuto finora come una grande notte. Dal momento in cui battei la nuca sul ponte della nave fino ad oggi, tutto quanto era stata la mia vita di prima era come sparito. Gorgia, sicuro? Ora capisco le sue parole. Fu lui a farti partire. Ma come può averti costretta a salire su quella nave? Penso che mi abbia drogata e portato a bordo mentre dormivo. E t'ho perduto. Ma sono qui adesso. Non devi aver paura. Ti porterò via. Parlerò io con Marcello. Capirà che nel tuo cuore non c'è più posto per un altro sentimento. Ma io devo tutto a Marcello. Vuol bene a Marco, il figlio che tu m'hai dato, come se fosse figlio suo. E sono sua moglie da anni. E l'ho amato. Non è possibile. Eravamo felici, Artemide. Torneremo ad esserlo. Nessun uomo giusto può mettersi contro la nostra felicità. No, non è possibile. Marcello. Ho ascoltato tutto. Non devi dirmi nulla. Non voglio cercare giustificazioni né discutere con te, perché capisco che tutto quello che hai detto può essere perfino giusto. Ma c'è qualcosa di più importante di me e di te che mi obbliga a parlare. Qualunque cosa tu mi dica non potrà mutare la mia decisione. Nessuna ragione è più importante della realtà. No, Marcello, non esistono più doveri. Forse per te, ma io non aspiro a essere un genio. Questa donna è Artemide. Ma con il nome di Lucrezia ha avuto un altro figlio. Ascolta, Romano. Artemide e mio figlio torneranno con me. Questo tuo figlio è nato e cresciuto in un'altra casa e fra altre genti. Marco! Sarebbe stata la cosa più tremenda per lui dirgli la verità. E ha imparato a considerare un altro uomo suo padre. Imparerà che sono io suo padre. I miei figli li voglio tutti e due. Non posso perderli. Madre! Ti scongiuro, Lucrezia, per il loro bene. Tu devi restare nella nostra casa. Marco. Come se fosse mio figlio. Gli ho voluto bene come all'altro. Forse di più. Hai ragione. Non è possibile.
Dobbiamo vivere separati, lontani, senza pace. È il nostro destino. Ora anche tu conosci il tuo. E non ti invidio, Marcello. Clio. Dopo, Tiresia, dopo. Archimede non è qui. È tornato lassù, nella sua grotta. Perché? Cos'è successo a Roma? L'ha ritrovata? L'ha riportata con sé? No, ma lo avrebbe fatto se fosse stato possibile. Vedi, Tiresia, gli dèi non perdonano. È inutile illudersi, è inutile sperare. C'è sempre un termine, un limite. Nessuno poteva pensarlo. Ma certo, soltanto il fato lo sapeva e ha tessuto la sua trama con pazienza, con odio, per farci soffrire, lui e me. Ma perché non l'ha portata qui? Almeno sarebbe tutto finito. Ma io devo vederlo. No, non andare adesso. Lascia passare un po' di tempo. Non è di me che mi preoccupo, Tiresia, ma di lui. Passò molto tempo, più di 10 anni, e in apparenza tutto restò com'era, ma i sentimenti non cedono all'abitudine. Devi convincerti, non possiamo vivere con quest'ombra eternamente fra di noi. Sapessi quanto vorrei che non esistesse. È un tormento anche per te, dover andare avanti in questo modo. Ma se lo faccio è per i nostri figli. Non è vero. Non è solo per loro che lo fai, Marcello. Avrei dovuto ucciderlo. La pietà non serve, chi muore si dimentica. I vivi lasciano sempre aperta una speranza. E tu vivi ormai legata assurdamente a questa speranza. Avrei dovuto morire. Soltanto io. Tu ormai non soffriresti. E io non sarei così infelice. La distruzione di Siracusa è il primo passo verso la distruzione di Cartagine. Morto Gerone, che c'era amico, la città è ormai completamente nelle mani di un avventuriero, Gorgia, e di un pazzo, Archimede. Non possiamo permettere che la sicurezza della nostra pace oggi e della nostra guerra domani vengano minacciate dagli intrighi di questi due uomini, nemici dei romani. Perciò io vi chiedo che con delibera di urgenza votiate la guerra a queste ultime zolle di Sicilia che ancora non conoscono l'autorità e la legge di Roma. È molto strano, Marcello. Hai sempre sostenuto la necessità di uno stato neutrale tra noi e Cartagine. E per tanti anni proprio tu hai difeso l'indipendenza di Siracusa, anche quando essa poteva sembrare, in momenti ancora più critici, strategicamente assurda. Perché ora vuoi la guerra? Perché nulla è stabile ed eterno in questo mondo. Ciò che oggi è giusto, domani può non esserlo più. Fino a poco tempo fa, Siracusa non cospirava contro Roma.
e non cercava l'amicizia di Cartagine. E come fai a dire che adesso è tutto cambiato? Ho i miei informatori. Altri ho intenzione di inviarne a Siracusa prima di attaccare la città per darvi conferma di quanto vi ho detto. Giustissimo, sta bene. E i nomi di questi informatori? Già, e chi mandiamo? Li sceglieremo di comune accordo. Mandiamo tuo figlio, Marco. È il più audace e il più abile giovane di Roma. Sicuro, sì. Mandiamolo. Così metteremo alla prova il suo ardire. E i suoi mezzi. Se questa è la volontà del Senato, non sarò certo io ad oppormi. È una missione importante. Ne sono orgoglioso. Ma tu non guardarmi così. Sorridimi, padre. Tu sei un grande soldato. Chissà che non possa diventarlo anch'io. Quando tornerò da Siracusa, ti porterò il ricordo delle mie imprese. E poi non credo che saranno tanto pericolose. Mi hanno detto che a Siracusa c'è un mare azzurro bellissimo. Credo che farò un viaggio felice, come un mercante greco in cerca di sciocchi da ingannare. Marco. Madre, non piangere. Non sai che le lacrime delle donne portano sfortuna? È tremendo. Tremendo che debba andare a Siracusa come nemico di suo padre. Sono gli dèi che ci puniscono, Marcello. Molla a prora! Molla a poppa! Facendo convergere i raggi del sole, riflessi da ognuno degli specchi in un unico punto, avremo sommato insieme alla luce anche il calore proiettato da ciascuno di essi. Guardate. Questa potenza ignota agli uomini. Guardate. Guardate. Posso dirigerla dove voglio. E dove voglio distruggere. Siamo scoperti. Chi riesce a salvarsi informi il console. Ladro, ladro! Pigliateli! L'imprudenza dei giovani. Ti sei illuso, ragazzo, eh? Ma come potevi pensare di venire a Siracusa e di passeggiarvi come un ospite impunemente? Abbiamo anche noi i nostri informatori e ci hanno dato la notizia del tuo arrivo
prima ancora della tua partenza da Roma. Allora, perché sei qui? Che cos'è che vuoi sapere di preciso? Ah, beh, di preciso, prima di tutto, il tuo nome. Non valgono molto, allora, i tuoi informatori. È fuori luogo qui l'ironia, ragazzo. Questo è un carcere e tu sei un prigioniero. Quindi parla. Se ti dicessi la fine che è stata riservata ai tuoi compagni, credi che ti si scioglierebbe la lingua? Sapevo già quello che poteva succedermi. È pericoloso sporcarsi le mani con uno come te. Ti giudicherà il tribunale di Siracusa. Ecco dei sistemi infallibili. Quegli altri parleranno presto, vedrai. Chiamami. Un giovanetto, Archimede, neanche un uomo, che riesce a nascondere la sua identità. Si introduce nella nostra terra. Vuole indagare sulle nostre difese, manifestando il chiaro proposito di informarne poi Roma. È perciò che ho creduto di non considerarlo alla stessa stregua di una comune spia. Ed è perciò che, consapevole dei miei limiti, io ho chiesto che venisse direttamente giudicato da te. Perché solo da te si possono invocare i lumi di una infallibile giustizia. Come ti chiami? Non vuoi dire nulla in tua difesa? No. Odiavo i romani per la loro prepotenza. Ora dovrò anche disprezzarli per il loro poco senno. Io propongo che quest'uomo sia condannato alla pena di morte e che la sentenza venga eseguita al sorgere della nuova luna, secondo la legge. Hai giudicato bene, Archimede. I prigionieri hanno parlato. In quest'uomo voi punite il capo stesso della flotta romana. Costui è Marco, figlio primogenito del console Marcello. Archimede, mio signore... Andate. Sorgerà fra due giorni. Nel frattempo puoi sospendere la condanna. Sai che non è possibile, ma devo salvarla a ogni costo. È mio figlio. C'è un'ambasceria romana, Archimede. Avanzano delle richieste di occupazione della città, del porto. Dicono che Siracusa è una base indispensabile alle loro legioni. Falli entrare! Sì, mio signore. E quale contropartita offrite per le vostre richieste? Quali sono le vostre condizioni? Nessuna condizione può essere posta a chi non accetta. La risposta di Archimede è la nostra risposta. La libertà di Siracusa, noi difenderemo Siracusa. Tu certamente ignori che oltre alle condizioni già poste, se ne deve aggiungere un'altra. Il rilascio immediato dei prigionieri. E un rifiuto da parte tua significherebbe la distruzione di Siracusa da parte della flotta di Roma. No, ignoravo soltanto il valore che il console Marcello sa dare a un patto d'alleanza. La vostra sicumera vi impedisce di concepire che potrebbe essere la vostra flotta a rimanere distrutta. E quanto ai prigionieri, trattandosi di spie, la loro esecuzione è già stata fissata secondo la nostra legge. Il figlio del console Marcello sarà giustiziato al sorgere della nuova luna.
Fino a quel momento non gli sarà torto un capello. Lo troverete in prigione, ma vivo! Se la vittoria vi porterà entro le nostre mura prima di quel termine. No! Non abbiamo altro da aggiungere. Attaccheranno certamente domani. Occorre dare immediatamente le istruzioni all'esercito e al popolo. Ma sei impazzito? No, mio figlio vivrà! Se entro il termine, avrò distrutto le navi romane. E allora potrò tenerlo con me qui per sempre. Quando Roma sarà piegata, potrò cominciare a dirgli chi sono. Soltanto Roma è il pericolo. Soltanto Roma può strapparmelo, ma la distruggerò! Distruggerò la sua flotta, i suoi uomini, i suoi capi. Per salvare tutti i figli di questa nostra terra. Insieme al mio. Per te, console Marcello. Lucrezia ha voluto raggiungermi. Non dovrà sapere di Marco. Se gli dei ci assistono, forse domani stesso potrà riabbracciarlo vivo. Se Siracusa è inespugnabile da terra, cadrà dal mare. Prima del tramonto le navi dovranno essere pronte al combattimento. Andate. Allo specchio adesso! Archimede, l'alba sorgerà fra poco. Faremo in tempo, ma tutto sarà inutile se il sole non ci sarà amico. Lasciaci soli. Cosa vuoi ancora da me? Ormai hai saputo chi sono. Ho capito. Mi offri una morte più dolce, vero? Questa sarà la formazione che assumeremo davanti alle mura non appena superato il promontorio che nasconde la città. È una formazione che lascia supporre il primo attacco al centro allo scopo di sguarnire i lati della difesa siracusana o almeno di far convergere i suoi colpi sulla torre. Cosicché quando il nemico e la sua attenzione saranno concentrati sulla torre, le imbarcazioni leggere con le catapulte e gli arcieri manovreranno opportunamente per portarsi a distanza utile. Col tiro continuo dovranno indebolire il tratto di mura sul quale gli uomini della torre muraria effettueranno il primo sbarco. Dopodiché, insieme, muoverà il resto della flotta.
È tutto. Che gli dei ci assistano. Thank you.
Gli specchi hanno distrutto le navi romane. Il mare è un rogo. Ma cos'è? Perché quel volto triste? Marco è fuggito. Fuggito? Stanotte. Ma non è possibile. Vengo dalle prigioni. Qualcuno deve averla aiutato. Avrà certo raggiunto la sua gente. Allora era sulle navi. E io l'ho ucciso. Non era veleno. Gorgia mi ha salvato. Ma tu che cosa gli hai promesso in cambio? Ringraziamo gli dei che ti hanno permesso di tornare vivo. Stanotte le nostre legioni entreranno a Siracusa. Ma come topi di fogna, senza orgoglio e senza gloria. Ma con tanti morti in meno da piangere. Tu pensi alla gloria, ma non alle madri, ai figli. Hanno bruciato le nostre navi, le nostre carni, con degli specchi. Non hanno combattuto con la spada. E io combatterò come loro. Una sola cosa ti chiedo. C'è un uomo a Siracusa che mi ha giudicato. Archimede. Mi ha condannato a morte. Dovrei odiarlo, ma non ci riesco. C'è qualcosa in lui di misterioso, di strano. Come una profonda e segreta saggezza, una bontà senza nome. Se le sue parole erano crudeli, non lo era il loro senso. E poi, appena ha sentito il mio nome, ha... Cosa ha fatto? Mi ha guardato a lungo. E nei suoi occhi c'era un'amarezza e un dolore che però... è difficile a dirsi. Aveva il sapore di una gioia. Non so spiegarmi, padre. Vorrei rivederlo, parlargli. Tu lo conosci, padre? Sì, lo conosco. Archimede è il più implacabile di tutti i nemici di Roma. Ma lo salverò. Darò ordini che sia rispettato e protetto. Ma chi garantirà per lui? Gorgia. Gorgia! Nell'interesse di tutti noi, capisci? Non essere irragionevole. Ti devi convincere che ho fatto bene, in fondo, era l'unica cosa da fare. Tanto Siracusa sarebbe stata occupata lo stesso. Ma tu non devi preoccuparti per te, sai? Io ero già d'accordo che... Che cosa aspettate voi lì? Dovete aiutarmi, io sono vostro alleato! Thank you.
alzati. Marco! Oh. Oh. Non è niente. Avanti! Portalo via! Portalo via! Salvalo! Dobbiamo essere degni di lui. Il suo esempio è il simbolo del fato di Roma, della sua gloria immortale. E questa gloria noi la porteremo da Cartagine ad Alessandria, dalla Gallia alle colonne d'Ercole. Ed essa continuerà a brillare dalle nostre insegne per i secoli e i millenni a venire, perché nessuno può fermarla. Neanche la morte. Neanche il dubbio. O l'errore. Oggi raccolgo la tua eredità spirituale e a voi prometto che ne sarò degno. Perché non gli vuoi parlare? Non si può non dirglielo. È troppo tardi. La morte di Marcello lo ha trasformato. L'ho perso per sempre. E io che farò? Dovrò restare tutta la vita divisa fra te e lui. Marco non ha più bisogno di me. Un figlio ha sempre bisogno di sua madre. Lui e l'altro a Roma. Massimo è qui, con me, in questa terra, la nostra terra. Io voglio ritornare dov'ero. I sogni non si ripetono. Addio, Artemide. Vita esiste.